Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Autostrade Atlantia ricatta il governo per avere garanzie statali, dicono senza prestito stop a 14,5 miliardi di investimenti pronti alle vie legali. La società di Benetton ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario per analizzare la situazione di Autostrade e la presa di posizione al termine della riunione ed è netta incertezza sulla revoca e decreto milleproroghe che hanno provocato gravi danni al gruppo. Quindi l'avviso al governo, dopo il no grazie di Stefano Buffagni, alle indiscrezioni sulla garanzia da 1,2 miliardi, dicono mandato ai legali di valutare tutte le iniziative necessarie per la tutela della società. Case di riposo, Galleria dice in Lombardia 30% degli ospiti positivi al Covid, parenti vittime manifestano altri vulsi. Ora associazione, dicono. L'assessore rivela i risultati degli oltre 50.000 tamponi. Più di 15.000 anziani ospitati hanno il coronavirus. Il portavoce della manifestazione davanti alla RSA Simbolo dice è il primo incontro nel luogo diventato l'esempio di un dramma che ha coinvolto anziani e persone e personale sanitario e che ora si cerca di mettere sotto il tappeto e annuncia la costituzione di un organo di rappresentanza dei parenti delle vittime di tutte le strutture della regione. Concorso docenti, restano le distanze tra Movimento 5 Stelle e PD LeU. Il vertice a Palazzo Chigi si chiude senza intesa. Ora Conte proporrà mediazione. L'incontro con il Premier Conte è cominciato poco dopo le 19, si è concluso 3 ore dopo. La maggioranza è ancora divisa. La ministra Azzolina sotto accusa, i 5 Stelle difendono l'idea del quiz a crocette. Per i 32.000 precari da stabilizzare entro settembre, vista l'emergenza coronavirus, Democratici e LeU chiedono invece di usare le graduatorie. D'accordo i sindacati che minacciano lo sciopero. Previsto un nuovo incontro nel fine settimana, i tempi sono stretti comunque, il decreto scuola deve diventare legge entro il 7 giugno. Coronavirus dimenticati, dai bambini esclusi dalla scuola online alla trans che disinfetta i clienti. Sul Fatto Quotidiano Millennium, nel numero di maggio del mensile diretto da Peter Gomez, attualmente in edicola, le storie di tanti italiani rimasti fuori dai riflettori, dai lavoratori in nero a chi è strangolato dalle rate, dalle famiglie con disabili ai genitori separati, dai migranti nella spirale niente lavoro, niente permesso, arrivare ai malati lasciati senza cure, per ricordarsi appunto almeno di loro nella fase 2. 'Ndrangheta in Piemonte, l'ex assessore di Fratelli d'Italia Roberto Rosso rinviato a giudizio per voto di scambio politico-mafioso. Il 9 luglio prossimo il politico esponente di Fratelli d'Italia nella giunta di Alberto Cilio e già sottosegretario di Forza Italia in alcuni governi Berlusconi dovrà presentarsi nell'aula bunker di Torino. È accusato di aver cercato e ottenuto l'aiuto elettorale dall''Ndrangheta alle regionali del 2019. Notizie da Napoli e dalla Campania. La madre del tredicenne picchiato dal branco dice sono orgogliosa di mio figlio. La punizione, come dice il nostro avvocato, deve essere esemplare per essere da monito e freno per evitare altre tragedie e richiamare tutti i genitori ai loro doveri. Lo spiega la signora Rosaria nell'intervista rilasciata a Napoli Today. Stabilimenti balneari e spiagge, l'ordinanza della Regione Campania, le regole da seguire. L'unità di crisi della Regione Campania trasmette appunto l'ordinanza numero 50 del 22 maggio 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'ordinanza riguarda tra l'altro l'apertura degli stabilimenti balneari e l'attività di nautica da diporto. Covid-19 ha certo, dice, rischio di una seconda ondata a settembre, non abbassiamo la guardia. Tra ottobre e novembre partiremo con la sperimentazione del vaccino sull'uomo. L'intervista di Napoli Today al direttore di struttura complessa melanoma e terapie innovative del Pascale. Notizie da Treviso e dal Veneto.
Stop al voto a luglio, Zaia dice, una sospensione della democrazia. Il bollettino di ieri, giovedì 21, cioè dell'altro ieri, scusatemi, giovedì 21 maggio, indicava zero contagi in regione, mentre ieri, il 22, il dato è di altri 21 infetti. La dottoressa Francesca Russo ha spiegato il piano di salute pubblica della regione, cioè ossia il procedimento con il quale vengono calcolati i dati ufficiali. Mercato di Castelfranco, dopo la protesta silenziosa, cioè l'accordo con il comune, un centinaio di ambulanti del settore non alimentare hanno lasciato la piazza desolatamente vuota. Dalle 11 alle 13 c'è stata una riunione risolutiva, i banchi saranno spostati e ridotti al minimo e comunque tutti in piazza saranno fuori dal castello. Arriva in municipio il distributore automatico di mascherine e gel. Resterà aperto 24 ore su 24 nella frazione di Dosson a Casier. I prezzi saranno calmierati, le mascherine saranno messe in vendita a 50 centesimi, mentre il gel igienizzante a 2,50 euro. Cassa integrazione in scadenza, la CNA dice va finanziata almeno fino ad agosto. Mattia Panazzolo, vice direttore di CNA Treviso, lancia un importante grido d'allarme in difesa delle imprese del territorio. Il 20 giugno ci sarà la scadenza, quindi per il divieto di licenziare fino al 17 di agosto. Comune Hauser donano nuovi tablet a due cittadine con disabilità. L'assessore ai servizi sociali del comune di San Biagio di Callalta, Giulia Zangrando, e la presidente di Hauser Polaris, Manuela Beni, hanno consegnato giovedì 22 maggio a due sambiagesi con disabilità un tablet ciascuna, così da aiutarle ad essere più autonome grazie all'accesso alla rete digitale. Notizie da Treviso e dal Veneto. Tensioni al confine, Fedriga scrive a Di Maio. Governatore del Friuli Venezia Giulia ha espresso la sua preoccupazione per l'ipotesi di un blocco unilaterale delle frontiere di Austria e Slovenia. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla luce del rischio che i confini europei possano riaprire in maniera asimmetrica, ha scritto al ministro degli esteri Luigi Di Maio per esprimere tutta la propria preoccupazione e per sollecitare un pronto intervento del governo. Parti per la fine del lockdown, chiuso un locale a Spilimbergo. Gli invitati, tutti senza mascherine, hanno postato le foto sui social e concluso la serata urinando sulle vetrine e i palazzi vicini. Primi effetti del mancato rispetto delle norme anti-Covid-19, quindi a farne le spese un locale di Spilimbergo che è stato chiuso per 45 giorni su disposizione della questura di Pordenone. Del questore di Pordenone Marco Dorisio. Il sindaco Enrico Sarcinello ha segnalato alle forze dell'ordine la sua preoccupazione per l'ordine e la sicurezza, una situazione che dura da anni e che è culminata in una festa decisamente sopra le righe, organizzata nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio, proprio in occasione dell'avvio della fase 2 della riapertura delle attività. Gorizia al lavoro per commercio e scuole, buone notizie dal fronte dei numeri, sono scesi a 7 positivi con ben 70 guariti. Nella vicenda del Covid-19 ho imparato che non si può pensare di esserne fuori solo perché per qualche tempo non ci sono nuovi casi e confesso che ogni giorno attendo con una certa apprensione i nuovi numeri. Commenta così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che dice però ho anche capito che bisogna guardare avanti e imparare a gestire qualsiasi situazione, per cui cari amici adesso voglio gioire con voi per gli straordinari numeri di oggi, siamo scesi a 7 positivi con ben 70 guariti e il nostro indice di percentuale di contagi pari abitanti è sceso sotto l'1%. Benissimo, grandi goriziani, bravissimi, ma continuiamo a rispettare le regole con mascherina e distanze sociali. Discutono per le ciliegie, ma la lite degenera a Valvasone e Arzene. Sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione di Casarsa e la polizia locale. Attimi di apprensione nel primo pomeriggio a Valvasone e Arzene, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casarsa e la polizia locale in seguito a una segnalazione. A quanto pare, ma sono in corso accertamenti da parte dei militari dell'arma, un uomo ha visto alcune persone che stavano prendendo delle ciliegie dai suoi campi e ha reagito con veemenza.
Udine con il virus perdite da 9 milioni di euro, le perdite nelle casse comunali sono ingenti, zero le affissioni pubbliche nel mese di aprile, non era mai accaduto. A causa dell'emergenza coronavirus il comune di Udine stima tra mancate riscossioni di imposte e maggiori spese dovute all'emergenza un danno economico di circa 9 milioni di euro per le casse di Palazzo Daronco. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.